Quello appena trascorso è stato un weekend nero per lo sport pesarese, con le squadre locali che hanno incassato sconfitte in casa e in trasferta. Partendo con il calcio a 5, è stata una vera batosta quella dell'Ital Service Pesaro, che ha terminato la sua gara in Champions League uscendo sconfitta dal match contro la Futsal Assess alla Teddy Arena di Parigi. I biancorossi, costretti a fare a meno di Taborda praticamente per tutto il match e di Borruto espulso all'intervallo, sono caduti per 10-9 ai calci di rigore contro i padroni di casa. Non è mancato però l'affetto dei tifosi biancorossi, che hanno accolto la squadra al suo rientro in città. Passando al calcio, è stata una vittoria mancata anche quella dell'Alma Juventus Fano, che nell'incontro casalingo contro il Gubbio si è dovuta accontentare di un pareggio. 1-1 il risultato finale dell'incontro, commentato da mister Flavio Destro. Credo che i ragazzi hanno fatto veramente bene, abbiamo creato tanto, purtroppo non siamo riusciti a buttarla dentro e a momenti alla fine rischiamo anche di perderla, ma c'è stata una grande reazione, una buona gara da parte di tutti, faccio i complimenti ai ragazzi per tutto, questa è la strada che dobbiamo continuare a fare. Incontro da dimenticare anche per la Vis Pesaro, che ha perso per 1-0 sul campo del Sud Tirol, arrivando alla sua terza sconfitta consecutiva. È stata una buona partita, giocata bene, siamo stati equilibrati, purtroppo abbiamo fatto una serie di errori sul gol che poi ha pregiudicato un po' l'incontro, però fino a quel momento, nonostante affrontassimo le squadre più forti del girone, abbiamo giocato alla pari. Con un pizzico di fortuna potevamo portare a casa un risultato positivo. Nella ripresa, dopo aver preso gol, abbiamo perso un po' le distanze. Lì subentra appunto la voglia di ribaltare subito, di riprendere subito il risultato. E abbiamo lasciato un po' più spazio al Sud Tirol. È un peccato perché appunto, come hai detto, il primo tempo è stata una partita molto equilibrata in un campo molto difficile contro una squadra forte. Dai centrocampisti che sono usciti piatti, da quello che abbiamo fatto crossare, abbiamo preso un gol da un cross anche oggi. È normale che poi le occasioni successive del Sutiron, se fosse stato 0-0 non sarebbero nulla, perché poi perdi un po' di equilibrio con la voglia di andare in avanti, qualche spazio lo lasci. È un peccato perché eravamo di qua a fare questa partita, il primo tempo è stato un buon primo tempo, abbiamo avuto anche noi le occasioni, purtroppo per le nostre disattenzioni ci stanno costando caro. Anche per il basket i festeggiamenti sono stati rimandati. La Carpegna Prosciutto Pesaro non è tornata con i due punti dalla trasferta di Sassari. Il match della 16ª giornata di Serie A è andato al Banco di Sardegna, che ha battuto i pesaresi per 99-74. Assenti sul campo gli infortunati Massenat e Delfino insieme a Tambone, risultato positivo al Covid-19. Solo fare complimenti a Sassari per una vittoria strameritata. Hanno avuto molto molto più energia, molta più attenzione, hanno vinto con pieno merito. Da nostra parte mi dispiace dire, ma come oggi è stato solo prolungamento, una giornata scarsissima da ieri, dove dovevamo partire, non partire, dove Azzur non ci ha permesso partire, dove qualcuno ha detto dobbiamo andare, un casino vero, ma non ci sono le scuse, perché per me è una vergogna che in una partita così l'unico giocatore che finisce con 4 falli e basso, che ha giocato meno sul campo. Poca energia, poca attenzione, ma andiamo avanti, dimentichiamo questa partita, facciamo un'analisi e ci prepariamo per prossima contro Cantù, che è stra importante per noi, per la salvezza.